Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Nier Replicant. Siamo ufficialmente entrati nel secondo atto di gioco e adesso vi dirò una cosa che mi era stata detta e comunque poi ho trovato conferma, anche perché a sto giro un po' per arrivare al finale E mi sono un po' preparato, no? Avendo visto com'è stato automata. Praticamente questo secondo atto lo dobbiamo giocare, tra virgolette, di corsa, nel senso che dobbiamo concentrarci maggiormente sulle missioni principali, magari eventuali missioni di pesca, quelle le possiamo fare, non c'è nessun problema, però tutte quelle missioni legate alle ombre secondarie non le dobbiamo fare adesso perché vanno fatte, cioè se si vogliono vedere, ecco, nella loro interezza, vanno fatte, vanno affrontate nella seconda run. Quindi adesso appunto mi concentrerò maggiormente d'ora in poi sulla trama principale. Io però un giretto in città me lo faccio comunque così per vedere se c'è qualcosa. Perché un po' come nella run di 9S, magari si sbloccano dei mini filmati, qualche dialogo in più che adesso non ci verrebbe rivelato. Non capisco questa scelta, immagino abbia senso per la trama, ma no, comunque non c'è niente. Mi concentrerò sempre sulla raccolta di armi. Ecco, però ovviamente eventuali armi, magari legate a qualche missione secondaria, quelle ce le prendiamo nella seconda run, ovviamente. Tanto abbiamo tempo fino alla fine della seconda run per poi trovarle tutte. E l'episodio scorso praticamente abbiamo battuto un'enorme ombra che poi si è rivelata essere, non so, il signore delle ombre, saprei. Che ha rapito Yona. Ha rapito Yona per poter sigillare ciò che rimaneva di quest'ombra nei sotterranei della biblioteca che Ainés è dovuta sacrificare, facendosi pietrificare da Emil. E infatti, e quindi sarà ancora lì l'ombra. E niente, insomma, è stata una vittoria, la cosiddetta, penso, vittoria di Pirro. Cioè, abbiamo vinto, però abbiamo sacrificato tantissimo, praticamente. A vedere se si può interagire, no. Vabbè, andiamo qua, vediamo qui un attimo. Ah, vedi che sono sbloccati il piano centrale. Sì, questo ok. E sono 5 anni che noi praticamente stiamo cercando la nostra sorella senza successo. No, piano centrale. Una foglia. Vabbè. また背が伸びたんじゃない？そうかな。自分ではあまり感じないけど。Beh, insomma. ポポルさんはちっとも変わらないんだな。È un androide. お世辞も成長したじゃないの。本当に昔から印象がずっと変わらなくて。はいはい。もういいから。エミール君からよ。
Ciao Leo, sono Emil. Scusa se non ti ho scritto prima. Tu e Wei andate d'accordo? Sono sicuro che continua a usare paroloni facendo sembrare tutti degli stupidi. Ti scrivo perché recentemente ho trovato dei documenti che potrebbero aiutarci a curare la pietrificazione di Kainé. Puoi venire a dare un'occhiata? Grazie, ti aspetto. Ah, può essere salvata, a quanto pare. Kainé ga mata mura o hanarete shimau no ne. Mura ga mamono no kyoui ni sarasareteru no ni. Sumimasen. Wakatteru. Itte rasshai. Kiyotsukete. Qui dobbiamo andare da Emil. Ecco bene. Parla con Emil. Sarà cresciuto anche lui, immagino. Sì, per ora abbiamo sbloccato delle armi nuove, cioè ce le andate in automatico, che essendo più grandi possiamo usare anche le lance e le spade. Ah, va che c'è. C'è una missione qua, però no, lascia perdere. Siamo per. Ma andiamo dai Emil. Sì, ne sbucaranno altre, sì. Che purtroppo senza parlare non posso sapere qual è quella legata alle ombre e qual è quella non legata alle ombre, quindi forse non dovevo proprio parlare di base. Qua, ok, sì, ci sono tantissime ombre. Che poi delle ombre abbiamo visto, abbiamo visto nascere delle ombre dal sangue degli umani, dell'altra ombra più grande, quindi da un sangue umano. Vabbè, è un mistero. Ok. Yokoso irasshaimashita. Arugi ga heya de matte orimasu. Ma lui mi sembra sempre uguale, a dire la verità. Mi aspettavo che fosse più alto. Hisashiburi da na, Emil. Amari se ga nobite nai in janai ka? Sarà mica un androide, però un boh. Boku wa tokubetsu nano de. Speciale? Soka. Sì, ma non per gli occhi, cioè per altro. Kokoro de Sekika Kaiju no tegakari o mitsuketa toyukoto da ga hontou nano ka? Hai. Chotto kore o mite moraemasu ka? Archiviazione dei dati 28/2026. A seguito del recente incidente con numero 6 abbiamo deciso di creare una stanza degli archivi. Questa stanza conterrà dati riguardanti i metodi utilizzati per controllare o eliminare ogni forma di magia, incluse la pietrificazione e la trasformazione animalesca, in modo da permettere ad altri progetti di proseguire. Nello specifico renderà più facile trovare una soluzione per la conservazione a lungo termine di numero 6 e completare il lavoro su numero 7. Tutti i dipendenti sono pregati di tenere al sicuro l'ingresso della stanza sul cortile. Il mancato rispetto di questa regola porterà al licenziamento immediato. La piano neve bianca. Kono yashiki ni aru. そこに全ての魔力をコントロールする方法があると。ええ、はっきりとは分かりませんが、何か関係する情報があるかと。その計画室ってのはどこに？中庭に入り口があるらしいのですが。分かった。 探してみよう。
si è unito alla squadra Emil. Aspetta, dov'è che devo... Tutte le mie forze controllo stavano nara. Chitto poku no memo. Kaine no sekika mo kaijo dekite, Emil no memo naosetara, isseki ni chou de aru na. Shiro-san, zuibun sunao desu ne. 5 年も時が経てば、書物とて丸くなろうというものだ。Aspetta, detto non... Dov'è che dovevo andare? Vabbè, vado di qua. Andiamo. No, qui mi ha sbagliato strada sicuramente. Andiamo di qua. Aspetta, mappa. Devo andare, penso, nella stanza più grossa, vediamo. Qui i quadri stanno bene. L'ultima volta che siamo passati, boh, siamo trasformati in demoni. O meglio, erano invecchiati e uno aveva le corna, tipo il diavolo. Tipo il ritratto di Dorian Gray. C'è niente. No, qui ok. Questa era una stanza trappola. Ho fatto un'occhiata. Qui abbiamo il salvataggio. Ah sì, scusate. L'ha detto, ma... Sa che ho letto di sfuggita. Allora il cortile dov'è che era? Aspetta, credo fosse quello tondo. Aspetta, di qua penso. C'è... Questo è... 警告と書いてあるからには無理に入って穏便に住むわけなかろうな。エミール、どうした？大丈夫か？何でもありません。大丈夫です。エミールの様子がおかしい。あまり離れてはならんぞ。そうだな。Guardate la telecamera così. Tessera magnetica AA. Ok. Ma erano dei laboratori questi. Ci sono delle ombre. Ok. Non abbiamo la mappa della zona, ovviamente. Ok.
qua. Sametica K. Ah, ma queste... aspetta un attimo. Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso, perché... ah, mappa struttura... oh... aspetta, aspetta. Non è che qua c'è qualche cassa. Madonna, Emil. Vieni qua. Vieni qua, Emil. Devo vedere indietro un attimo. Magari c'è qualche cassa. Io non... no. Ah, no, 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 Emil, a posto, Emil. Ok. Hai avuto guardare bene. Emil. Lui c'ha le gambette, ovviamente. Corte. Qui abbiamo solite ombre. Abbiamo tutte le casse. Ah, lì c'è erba SA. Attraverso le pareti, vai. Spada a due mani, zanna gemella. Abbiamo trovato un'arma. A vedere. Ok, e beh, toglie. Leggera, toglie molto. Vediamo. Siamo insieme dalla nascita. Siamo insieme quando mangiamo, quando dormiamo e quando sogniamo. Però, non so, non mi trovo molto, perché sono lente. Proviamo, ma mi trovo meglio. Aia, infatti mi ha fatto già male. Aspetta. Ah, va, che roba. Fa subito male. No, no, torno. Aspetta, perché sono più veloce con l'arma a una mano. E mettiamo flagello. Poi con questa magia sì che non è male, però non si capisce niente. Aspetta un attimo. Fammi mettere lancia oscura era. Sì. Che almeno mi allontano, mi prendo un attimo di pausa. E così devastiamo, ecco. Che l'altro è comodo, ma non mi fa vedere. Sì, sì, ho capito. Aspettiamo. Non mi fa niente capire nulla durante la lotta. Adesso non vedo niente. Aspetta. Ok. C'è anche una più grossa. Al limite possiamo mettere al posto di esplosione oscura magari esecuzione, che l'impalo così.
stanno fermi. Ok. Ah, potenza. È vero, devo vedere le parole. Non ho più guardato poi. Ok, a posto. Fammi vedere le parole un attimo. Allora, io adesso ho potenza d'attacco 2%, 15%. E con questa ci dava più esperienza. Quindi siamo al 6%. Paralisi, veleno. Mettiamo questo, più esperienza. Nuovo documento. Relazione numero 6, 25/12/2025. Abbiamo completato la ricerca iniziale sul numero 6 e nei prossimi giorni procederemo con la sperimentazione. Poiché questo segnerà un grande passo avanti nella ricerca Gestalt, il laboratorio di ricerca bellica nazionale ha reso il progetto numero 6 la sua priorità. Perciò i fondi per gli altri progetti verranno congelati. Ma qual è la faccia di Emil? Boh. Piano neve bianca. Non so. Maho kenkyu suru basho datta mitai da na. Ja, boku mo koko de. Cosa? Emil! Daijoubu desu. Ikimashou. Sumimasen. Proseguiamo, ma Emil non ci dice tutto. Due palle, cioè, quando non ci dicono tutto. Dai. Oh, ok. Aia. Oh, statevi fermi un attimo. Che lasciano erbe medicinali queste. Metto in linea più o meno. Morto, non vedo poco. Beh, no, sono tante. Aspetta, mettiamoci così. Almeno l'ho preso un po', va.
です。Ok, tessera magnetica TA, immagino che servirà ad aprire la porta. Ok. Ok. Ah, non ho guardato una cosa, in effetti. Le parole... anche... per gli incantesimi, magari... Potenza magica più 10%. Qua. Esperienza volendo. Potrei mettere costo PM. No, lasciamo costo PM meno 2%. Però Gebu. E mi lasciamo le. Esplosione. Ah, devo mettere Gebu. Ok, e la mettiamo anche magari qui. Qui non l'ho neanche impostata, vabbè. Ecco. E barriera, esecuzione. No. Qua. Bene così. Ah no. Mi dimentico, sì. Anche qua ci sono altre parole. 8%. Ok, sì, mettiamo questa qui. Posso aumentare. No, tassi non ripristino PM. Ho messo questo. Ok. Difesa, no, va bene così. Qua uguale. Ok, almeno. Aspetta. Ok. Questi serini qui, queste piccole ombre. Ole. Sono tante qua, erba medicinale, bene. Bene. 8, le ho recuperate, dai. Vai. Non vedo casse. Mille. Aspetta, se venissero tutte qua... più o meno... no... aspetta... che... ok, devo trovare la tessera magnetica, immagino. Emilio. Aspetta. Ok. Dov'è Emil? Emil? Ah, qua. Madonna. Ok, qui non c'è niente. No.
Cioè lui aveva sotto la villa sto complesso, non si era mai accorto. Ah no, questi riflettono la magia, sì, ma... aspetta. Comunque... cioè, fuori di colpirli con la magia... Tasso rilascio oggetti... ok. Comunque la barriera si infrange. Ok. E petrificati per bene. Aspetta. Qua adesso come prima, se non mi bloccano. Dieci, vai, usiamo. Aspetta. No, forse si può andare, vediamo. Sì, si può andare. Visto tutto, aspetta. Sì, lì dove sono arrivato è un labirinto. Ok. Non vedo. Aspetta. Proprio carichiamo. Non li ho presi tutti. Sfere. Aspetta. Ok. Qua. Ah. Niente. Erba medicinale, facciamo così. Aspetta. Ah, bisogna andare di là. Qua ci sono altre ombre. Adesso ce ne occupiamo. Pesal. Forza fisica per 12%. Aspetta. Ok. Aia. Non vedo. Erba. Vai. Vediamo. Mi sa che è forte. No, tutte le categorie no, però aspetta. Qua. Vai, Bezal. Tessera magnetica H, va che facevano esperimenti. Non si vede il contenuto, però.
Andiamo. Beh, volevo raggrupparle tutte, se possibile. Medicinale. E sono più resistenti le ombre piccoline, quelle grosse. Aspetta, fa vedere la mappa. Ok, tessera magnetica, era medicinale. No. Porta chiusa a chiave, accanto a essa viene una fessura con scritto YA. Medicinale. Tutte lì, sono tutte lì. Venite fuori. E niente. Questa è morta. No. Quasi però. Non lo vedo, Emil. Sono un po' impegnato. Cavolo. Caracca, questi. Meno male che lasciano un sacco di medicinali. Posso anche non stare troppo attento. Emil. Non c'è niente. Ah, ecco, YA. Ok. Un boss? Madò. Aspetta. Tantissimo. Ah, anche lui. Mi facciamo male. Anche lui. No. No, mi ha preso. Sì, ma è un mini boss, mi sa. Macchina elaborata, Varu. Ok. Di qua. Nuovo documento. Ordine del giorno della riunione 12/9/2026. La riunione odierna riguarderà soluzione per la conservazione a lungo termine di numero 6. Relazione riguardo al numero 7. Camuffamento del laboratorio come villa. Questo è Mill. Sì. Che è un'arma, lo sappiamo, però non ho capito loro, un androide o un umano, boh. Però 2026
Quelle lì sono foto, immagino, del 2026. Lui è rimasto uguale. Sarà un androide, allora. ここで何が行われていたんだ。僕は一体。おい、エミールが限界に来ておるぞ。大丈夫ですから。 Boh. Andiamo sicuramente avanti. Adesso voglio saperne di più. Qua non... Ah, c'è davanti questo. No, sembra che andiamo oltre il soffitto, ma... benissimo. Guanti di pelle. Mossa sporca. Magnetica, ecco. Madonna, uno sciame, cioè. Ma quante sono? Carico, eh. Grazie per aspettarmi. Olè. Aspetta. Emil, stammi appiccicato, per favore. Mazza metallica ammaccata. Visto. Parco giochi. Boh. Con un albero ingabbiato. Voilà. Ok. Come hanno fatto come Resident Evil, cioè hanno camuffato il laboratorio con una villa. Aspetta. Facciamo così. Ok, almeno abbiamo devastato un po'. Yeah.
boss. Ah, quello di prima. Cioè mini boss. Oh, voi lasciatemi stare. Aspetta. Ok. Aspetta, no. Madonna, ho fatto la combo. Un attimo. Paio. No, mi ha preso. Ma sta fisso lui. Ma ce l'ha con Emil. Aspetta, carichiamo al massimo. Ok. Difesa magica più 10%. Ed è morto un'altra volta. Nuovo documento. Reazione numero 6/11/10/2025. Il donatore di corpo a Lua è stato scelto tra 7 candidati per procedere alla fase successiva. Per proteggere i segreti di Stato, tutti i candidati tranne uno verranno eliminati. Il donatore di corpo Emil sarà tenuto in deposito come misura di sicurezza. Eh sì, lui era già vivo, nel 2025 addirittura. Ed è uguale, quindi boh. どうしたエミル。苦しいのか。僕が平気。僕は一体僕は。何かを思い出そうとしておるようだな。大丈夫だ。 大丈夫。ああ。エミールが何者であっても、エミールに何があっても、俺たちがついている。そもそも我らの中にまともなものなど最初からおらぬ。気にせずともよいぞ、エミール。 Okay. C'è un salvataggio. Salviamo assolutamente questo. Ok. Cioè, ma no, va che struttura, miseria. Ancora corrente, comunque. しました。全部思い出しました。racconta, racconta. 僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは
魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は六号ですが、六号は制御不能な失敗作でした。暴走した六号を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが七号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。Però non l'ha fatto, scusa lì. A parte che la testa è quella delle mill di Nier Automata, quindi questa è palesemente un'arena. Mi sa che questa si risveglierà, quest'arma. Vediamo. Korega Kyukyoku Heiki 6-go. Boku no onee-san. 生きてる。お姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ。その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって。お願いです、約束してください、うん、もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時は、やめろ。殺してくださいね。ha mangiato。 おい助けろ、エミールを引き戻せ。分かってる、もう誰も失わない、そう決めたんだ。ma sì, ci sono le ossa. Allora come fa un essere umano a essere diventato così? まだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。奴には魔法しか効かぬ。non gli faccia nulla。No. Aspetta, aspetta, aiuto. Ah, solo con la magia? È immune ai colpi fisici? Fa vedere. Infatti. エミールは剣より魔法の方がマシだ。なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助ける。動きが早い。Se no, aspetta, sto pensando. Magari posso usare l'esplosione oscura. Però devo mettere l'avevo già messo. Ah sì, l'avevo già messo. Ok. Forse conviene far così, Andando continuo, infinito, piuttosto che aspettare che si ricarichino le lance oscure. Sembra che non gli tolgo niente, però... Madonna! No! Attenzione.
Quindi, cioè, la magia, ma sarà passata, non lo so, da Drakengard forse. Che diciamo l'inizio di tutto, l'incipit era che si è aperto un portale dal mondo di Drakengard, dal quale è fuoriuscito un drago protagonista di Drakengard 1, e il nemico che stava combattendo, che era una gigantessa. Che succede? Ah. Non gli sto facendo più nulla? Poi per colpa appunto di... Ah sì, ok. Di questa gigantessa, se non sbaglio, l'umanità è stata infettata da una malattia che l'ho vista in un documento durante il caricamento, no? Ne parlava, l'accennava, la sindrome da clo qualcosa bianca lì. Clorurazione, ecco, infatti. Attenzione. E... però poi sono strumentati problemi su problemi. Adesso non posso neanche raccontarvi tutto perché diciamo questo incipit l'ho visto in quel video di cui parlavo a inizio serie. C'è un po' di roba da spiegare. Però non lo so, cioè. Quest'arma è stata creata per le ombre, boh. So, visto che le ombre, quanto abbiamo capito, sono ex esseri umani, però, boh. Madonna. Attenzione. A furia di fare così, infatti. Ce la stiamo facendo, ho fatto bene a... Alla fine questa magia base è sempre semplice e efficace. No, aspetta, ho sbagliato. Mi è venuto automatico. Sì, sì. È venuto automatico a attaccare. Madonna. Vado. No, 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 no. Quante ne ho? 3. Cavacca, gli manca uno sputo di vita. Dai. Ok.大丈夫か?
僕生きてます。お姉さんの魔力を感じます。石化を制御できてるんです。いいから早く出てこい。怪我しておらぬか。待ってください。目がまだよく見えなくて。うん、見ないで。僕を見ないで。どうしたエミール。来ないで。Mi sono avvicinato subito. Ah, ecco perché era così. Ha assorbito la sorella, praticamente. おかえり、エミール。よく頑張った。僕、体が、うん、こんな呪われた体で皆さんの前に。言っただろう。何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか。はい、僕が想像していた通りの顔してる。とってもかっこいいです。そうか。大丈夫です。こんな姿になったけど、もう人間もどきですらないけど。La Madonna。悪いことばかりじゃありません。Ci ha messo due minuti, cioè. この魔力さえあれば、カイネさんを元に戻せるんですから。エミール。さあ、カイネさんのところに戻りましょう。僕の姿を見て別の意味で固まらないといいけれど。バカ者、そんな無駄口は叩かんでよい。Sì, certo, salviamo.Adesso ho capito perché era così, cioè che poi era solo la palla, la testa, avevamo trovato in automata, il corpo non c'era, cioè lo scheletro praticamente. 僕はカイネさんと接するたびどこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。Però sì. Oi, curzo. Stava sigillando. Sigillava la bestia e l'ombra. Vabbè.Subito così, un boss, eccone un altro. Contro questo invece, contro questo, posto della lancia, certamente il vortice. Sì, ok, è meglio. Kaiona sugata di ikizukeru wa ikanaru shounen ka.
おぞましいわ。二度と会わなくて済むよう、ここで殺してやる。剣が軽い。剣ではない。お前の腕が上がったのだ。存分に暴れよ。Sto menando di brutto, ma no, madonna, cavolo, la testa. Dai, su, impegnati un attimo. Ok. Vediamolo. Ecco. La testa. Oh. Stritolato, figlio. エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のことわかるんですか？エミールはエミールだ。私は間違えない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になった。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、5年か。ヨナは？探してるが、魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。あの、これ。それは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか、ありがとう。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちはかみしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。
なぜなんだ、どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよ。Cosa? でも Cosa? 大丈夫ですよ、僕らなら外で寝ますから。ma è impaurita dai mill? 待てよ、おかしいだろ。己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならない。だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。あなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。すまないな。どうした？俺、ちっとも気づかなかった。カイネがなぜ野宿していたか。ちっとも気づいてやれなかった。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。Bella ingratitudine。デボルさんを初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。そんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。Risposta positiva. Questo sguardo ha tenuto un caso positivo. La collaborazione individuo è stata richiesta. Edizione. Nemureta no ka. Ah. Mega akai na. Amari omoi tsumeru na.ポポルさんたちのところに行く。わかった。OK。Mi ha liberato Kainé, benissimo。Semi di fiume lunare oro, 900 pezzi d'oro。E su。どこかできっと生きておる。当たり前だ。Va bene, dobbiamo andare da parla con Devole Popola. Immagino che per il villaggio ci siano missioni secondarie, ma vediamo. Io, perché è una cosa che non ho mai fatto, saltarle tutte e andare avanti con la trama principale, quindi sono veramente combattuto, però appunto se diciamo si possono poi recuperare nella seconda run meglio, ecco. Ah, qua devo andare, ok.